Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, lo Sculpfan Cube 5W, un incisore laser che ha dalla sua una caratteristica davvero interessante, anzi direi molto interessante, perché cambia proprio la possibilità e la modalità di utilizzo di un incisore laser. Ovviamente lui ha tutte le caratteristiche per quanto riguarda la qualità del risultato finale dell'incisione laser, ma la cosa principale che ci porterà ad acquistare questo incisore laser rispetto magari un altro prodotto è il fatto che lui è molto compatto ed è totalmente chiuso con aspirazione filtrata, e questo ragazzi è una cosa che non potete immaginare. Se non avete mai inciso con un incisore laser, questa è la svolta per quanto riguarda l'utilizzo in casa. Ovviamente se lo dovete utilizzare all'aperto o in un garage, allora potete utilizzare qualsiasi incisore laser, ma se dovete utilizzarlo in casa, i classici incisori laser, quelli aperti, fanno ragazzi una puzza soprattutto di legno bruciato veramente fastidiosa, una cosa che alla fine ci porta a non utilizzare più quell'incisore laser. Questo invece iCube della Sculpfan ragazzi è qualcosa di veramente incredibile, perché ha un'aspirazione continua e filtrata, quindi l'odore ci sarà ma non sarà niente di fastidioso, quindi potremo tranquillamente utilizzarlo in casa, e questo è qualcosa di veramente utile, anzi direi utilissimo per un incisore laser. Ma detto questo, prima di vederlo da vicino, le sue caratteristiche, e di vederlo in azione, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Una volta tolta dall'imballaggio troviamo il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, con tutte le configurazioni per l'applicazione con lo smartphone o il collegamento per PC e i primi passi per andare ad utilizzarla. Dopodiché abbiamo due tavolette di legno di due materiali diversi per fare le prime prove, e poi infine abbiamo lei. Vedete che è totalmente sigillata, perché all'interno ovviamente abbiamo tutto il materiale espanso che va a proteggere il movimento ovviamente dei motori e di tutto quello che è il movimento del laser. Quindi basta andare a rimuovere questi scotch bianchi. E adesso ragazzi vedete che abbiamo tutto questo materiale espanso. Partiamo da quello più in basso, quello sotto, e troviamo un filtro, un altro filtro. Sì, perché lei ha questi filtri, perché tanti laser, quelli aperti, emanano veramente un odore incredibile se lo si fa in casa, cioè veramente qualcosa di allucinante, mentre con questi filtri dovrebbe avere un qualcosa di diverso da questo punto di vista, quindi avere nell'aria molto meno odore di bruciato che normalmente invece diventa veramente troppo fastidioso. Poi abbiamo l'alimentatore per collegarlo alla rete domestica della corrente, poi abbiamo un kit multiuso con dentro tutti gli attrezzi per la configurazione, l'installazione e la riparazione. Dopodiché abbiamo un altro piano di materiale espanso dove troviamo gli occhiali protettivi importantissimi con il laser, anche se ha questo vetro protettivo comunque che già ci aiuta, ma è sempre meglio utilizzare anche gli occhiali protettivi. Poi abbiamo la testa laser, che è quella che diventa la parte più importante di un incisore laser. Dopodiché abbiamo il cavo da collegare all'alimentatore. Poi abbiamo un cavo USB, USB Type-C. Ed infine abbiamo l'ultima parte. Adesso vediamo come andare a rimuoverla. Che è quella che teneva ferma, ovviamente vedete non c'è niente all'interno di questa parte di materiale espanso, perché è quello che teneva fermo ovviamente i motori, cioè di tutti gli assi di movimento. Vedete che qua abbiamo gli assi di movimento, quindi questi assi andavano tenuti fermi per non essere danneggiati nel trasporto. Veramente è un prodotto ben curato in ogni particolare. Qua abbiamo un'etichetta da andare a rimuovere. E adesso, una volta disimballata, non ci resta che andare ad assemblarla per poi vederla in azione. Ed ecco qua il nostro incisore Sculpfan iCube 5W. Perché 5W? Perché c'è la versione 3W, quindi un po' meno potente, un po' meno costosa, e poi c'è addirittura una versione 10W, quindi più costosa e ancora più performante per quanto riguarda la potenza del laser. Questa è la via di mezzo, e devo dire che è un prodotto ragazzi che mi ha impressionato in maniera incredibile. Ovviamente le sue caratteristiche a livello di incisione sono davvero tanta roba, ma quello che è appunto le sue dimensioni e fatto
sperato che abbia un'aspirazione continua e filtrate qualcosa di veramente fantastico. Lui lo potete acquistare dal link che vi lascio qua sotto in descrizione e lo trovate ad un prezzo di circa 170 euro, veramente un prezzo pazzesco per questo prodotto. Anzi, magari se riesco a recuperare anche coupon sconto, probabilmente quel prezzo si abbassa ulteriormente, quindi andate a guardare qua sotto il link in descrizione per poterlo acquistare ad un prezzo veramente veramente pazzesco. Allora, lui, come vi ho detto, ha una potenza di 5 watt, la sua testina laser che vedete viene montata in maniera facilissima sul carrello che poi lo va a muovere sul piano di incisione. Qua abbiamo una vite che, andandola ad allentare, fa scendere la testina laser. Questo perché? Perché la testa laser va regolata con una messa a fuoco precisa. La messa a fuoco ci viene data da questa gambetta di metallo, come vedete qua, e facendola appoggiare sulla superficie che noi vogliamo andare ad incidere, ci darà l'altezza precisa per avere la messa a fuoco perfetta. Quindi, una volta che avremo regolato l'altezza, andremo a stringere la vite e andremo a risollevare la sua gambetta e avremo l'incisione perfetta, perché la messa a fuoco della testina laser sarà proprio precisa. Lui è un incisore laser da 5 watt a diodi, ci dà veramente delle performance incredibili, e poi il fatto che sia totalmente chiusa con questo vetro protettivo anche per i nostri occhi è sicuramente tanta roba, anche se in dotazione abbiamo gli occhiali protettivi. Questi, soprattutto quando non utilizziamo questo vetro protettivo, bisogna assolutamente utilizzare questi, perché altrimenti andremo a rovinare la vista. Poi, per quanto riguarda le sue caratteristiche di incisione, il piano di lavoro è di 13x13 cm, quello è il suo piano massimo di lavoro, e qua sotto adesso vi faccio vedere, abbiamo questa piastra in acciaio che ovviamente infilata qua sotto andrà a proteggere l'incisione, o meglio andrà a proteggere la superficie in cui noi stiamo lavorando. Quindi assicuratevi di averla messa sempre sotto in maniera precisa, così quando il laser andrà a bucare, magari per andare a tagliare una superficie come magari il compensato, il laser magari passa attraverso appunto il compensato, andrà poi contro questa piastra in acciaio, la nostra superficie rimarrà totalmente protetta. Questa piastra in acciaio si può rimuovere perché lui possiamo andarlo anche a mettere direttamente sopra un oggetto che vogliamo incidere. Supponiamo di voler incidere qualcosa di grande, basterà andarlo ad appoggiare sopra a quella superficie e andremo ad incidere direttamente sulla superficie, quindi per quello che questa piastra è rimuovibile. Quindi adesso la andiamo a rimettere sotto bene, mica dopo di andarlo ad utilizzare e fare qualche danno. Allora, qua sul fianco abbiamo il tasto d'accensione e abbiamo una presa Type-C. Sì, perché ragazzi, questo incisore laser ha molteplici possibilità di connessione, soprattutto interessante la possibilità di connessione con lo smartphone. Allora, la prima possibilità è di andarlo ad utilizzare e collegare al PC, quindi utilizzare un PC, un Mac, e andare a scaricare i software con cui lui è compatibile. È compatibile con due software, i due più conosciuti, che sono Lightburn, che è quello che utilizzo io, che però è un software a pagamento, quindi non è gratuito, ed è il più rinomato, il più famoso per gli incisori laser. Ci permette un sacco di opzioni, di funzioni, e poi è compatibile anche con GRBL Laser, che è un software invece gratuito. E poi è compatibile con lo smartphone. Sì, perché con lo smartphone abbiamo la possibilità, andando a scaricare l'applicazione SculptFun, di andare a connettere in modalità Wi-Fi questo bellissimo incisore laser col nostro smartphone e con la sua applicazione dedicata a incidere direttamente dallo smartphone. Adesso tra poco vi faccio vedere com'è l'applicazione. Poi, per quanto riguarda le sue caratteristiche di incisione, lui, come abbiamo detto, è 5 watt di potenza, riesce ad avere una velocità di 10.000 mm al minuto. Alla sicurezza, per quanto riguarda le temperature, ci fosse un problema di temperature, visto che stiamo lavorando con un laser, andrà in allarme e in protezione, quindi abbiamo veramente tanta sicurezza e tanta precisione per quanto riguarda le sue prestazioni finali di incisione o taglio laser. Poi, per quanto riguarda l'aspetto del filtraggio, che come abbiamo detto è uno degli aspetti più importanti, andando a rimuovere queste viti laterali andremo a rimuovere la parte frontale, dove al suo interno avremo dei filtri. I filtri, ragazzi, li abbiamo anche di ricambio, li troviamo appunto, oltre a quelli già preinstallati, anche quelli di ricambio, quindi potremo andare a sostituirli senza nessunissimo problema. Qua dietro abbiamo
la ventola di aspirazione, che è quella che aspira gli odori e il fumo che si viene a creare, viene aspirata da questa ventola che però prima appunto davanti a sé questi filtri che vi ho appena fatto vedere. Allora, queste sono tutte le sue caratteristiche principali, le trovo davvero molto interessanti, perché poi guardate quanto è compatto, piccolino, cioè lo mettete su una scrivania, ragazzi, è davvero davvero fantastico, guarda che roba, che spettacolo. Poi con lo smartphone, ragazzi, diventa pazzesco. Adesso vado ad accenderlo. Ok, una volta acceso basta prendere lo smartphone, andare a scaricare l'applicazione, come vi ho detto, che si chiama ScalpFan, che è disponibile sia per iOS che per Android. Dopodiché basterà entrare nelle impostazioni del nostro smartphone. Vedete, adesso io ho già selezionato ScalpFan Cube 221, che sarebbe appunto la rete wifi creata da lei. Nel caso fosse la prima volta che vi collegate, ovviamente dovete selezionarla e andare a inserire la password, che di default la trovate nel libretto di istruzione, che è molto molto chiaro in tutti i suoi particolari e in tutto quello che serve per iniziare. Una volta che inserite la password, che è 1 2 3 4 5 6 7 8, se non sbaglio quella di default, siete pronti ad utilizzare ScalpFan, l'applicazione dedicata. Dovete andare ad inserire l'IP in alto 192.168.4.1, questo è quello che dovete andare a inserire, non è quello che c'è di default all'interno dell'applicazione, ma questo è quello che farà comunicare il vostro smartphone con l'incisore laser. Andiamo a fare collega e in un attimo, vedete, abbiamo iCube collegata, è apparsa ovviamente la foto del nostro incisore. Andiamo a fare crea e qua possiamo già iniziare a creare quello che vogliamo andare ad incidere. Allora, possiamo andare a prendere qualcosa direttamente dalla fotocamera, dal materiale, che sono, diciamo, dei disegni pre-configurati che ci sono, che possiamo utilizzare già con i legnetti che abbiamo in dotazione per provare l'incisore laser. Dopodiché abbiamo anche immagine, che ci darà la possibilità di andare attraverso il nostro, la galleria fotografica, un'immagine che abbiamo, andarla ad incidere. E poi abbiamo invece la possibilità anche di andare a scrivere noi qualcosa con il dito e decidere un disegno noi fatto con il dito o con le parole, o andare addirittura a creare noi un qualcosa. Supponiamo di volere incidere questo cuore. Una volta fatto questo possiamo andare avanti. Qua possiamo scegliere, vedete, grigio, grigio nero, schizzo, io faccio bianco e nero, quindi lo sfondo rimarrà così com'è il legno e andrà ad incidere solo la parte nera. Possiamo andare a correggere la luminosità e il contrasto. Dopodiché facciamo ancora avanti, qua possiamo andare ad inserire i parametri di quello che vogliamo che sia il nostro lavoro, quindi possiamo andare a dargli le misure, quindi quanto vogliamo che sia grande il disegno che andremo a incidere, la velocità e la potenza del laser. Allora, in confezione all'interno del libretto di istruzioni troviamo i suggerimenti per quanto riguarda i parametri da inserire in base ai materiali, quindi se dobbiamo solo andare a incidere in un materiale tipo il compensato, in quella da 5 watt dovremmo mettere 3000 mm al minuto per quanto riguarda la velocità e la potenza 40%, questo per incidere. Poi ovviamente poi uno può andare a modificare se magari vuole avere un'incisione più forte, quindi più bruciata o meno bruciata, mentre poi abbiamo sempre nel libretto di istruzioni anche per quanto riguarda invece i tagli, quindi materiali, potenze e velocità per quanto riguarda l'incisione, materiali, potenza e velocità per quanto riguarda invece il taglio. Quindi il suggerimento che ci viene dato è 3000, quindi mentre io qua ho 6000 di default, e la potenza viene data a 40, mentre qua di default è 10. Questo è un cuore fatto con 6000 di velocità, quindi la velocità data di default, e vedete che non è molto bello, non è definito, il risultato non è ottimale, mentre da questa parte, appunto per farvi vedere il contrasto, è quello che è venuto con l'impostazione data dal libretto di istruzioni, quindi 3000 mm al minuto per quanto riguarda la velocità e il 40% di potenza del nostro laser, e vedete che il risultato è sicuramente migliore rispetto a questo fatto con altre caratteristiche di configurazione. Quindi è importante andare a scegliere appunto le opzioni giuste, quindi il libretto di istruzioni in questo ci viene molto molto utile. Quindi una volta che abbiamo dato le impostazioni necessarie, le dimensioni, dovremmo anche andare a vedere dove lui sta per incidere il nostro incisore laser, quindi dove andrà ad incidere il nostro incisore laser, perché dovremmo capire da dove parte per fare appunto questo lavoro. Per fare questo ci viene in aiuto una funzione che ovviamente è molto utilizzata negli incisori laser,
Allora adesso innanzitutto andiamo a mettere una dimensione, quindi facciamo magari una misura di 70 mm, poi fa le proporzioni da solo, quindi fa 70x57 per mantenere le proporzioni. Andiamo a mettere un 3000 di velocità qua sotto, quindi mettiamo 3000, perfetto, e la potenza del laser mettiamo 40. Quindi abbiamo messo le impostazioni che dovrebbero essere quelle ideali per fare incidere il nostro cuore sul nostro piccolo pezzettino di compensato. Una volta fatto questo dobbiamo vedere l'area di lavoro. Per fare questa semplice operazione basta schiacciare selezione del fotogramma e vedete che l'incisore fa un piccolo laser, che ovviamente è a bassissima potenza, che ci fa vedere appunto quale sarà l'area di lavoro. Come avete visto usciva dal quello che è il pezzettino di legno, a questo punto lo rifaccio, vedete che adesso invece sono all'interno del pezzettino di legno. Nel caso però volessi inciderlo in una posizione un po' diversa, posso spostarlo anche con la mano, ok? A questo punto vado a rifare la cosa, di andare a vedere, e vedete che adesso lui inizierebbe a incidere spostato un po' più giù, lo sposto un po' di qua e a questo punto dico ok, è nella posizione che vorrei che venga inciso. Basterà andare a fare caricamento e il nostro incisore laser inizierà, facendo sicuro, ad incidere. Quindi adesso questo non lo vado a incidere perché, come avete visto, l'ho già fatto, ma facendo sicuro nello smartphone inizierà ad incidere. Una cosa importante, ragazzi, mi raccomando, importante per il risultato finale: lo smartphone non deve mai andare in pausa per quanto riguarda lo schermo. Se lo smartphone va in pausa, quindi si spegne perché è acceso da tot secondi, quindi non so, 30 secondi, un minuto, quello che sono le vostre impostazioni dello smartphone, si sconnetterà dal wifi del nostro incisore laser, quindi lui non avrà più i dati inviati dallo smartphone e quello che è il disegno che lui dovrebbe andare a fare verrà interrotto. Quindi dovete avere lo schermo del telefono sempre acceso, dovete attivare la funzione sempre attivo per fare questo discorso. Quindi vado a fare annulla e direi che il risultato, comunque, come avete visto, con i giusti parametri è davvero molto molto buono. Una volta fatto questo c'è la possibilità, ovviamente, tolto il discorso dello smartphone che adesso andiamo a mettere da parte, che ci dà la possibilità, tramite la presa Type-C in dotazione, di andare a collegarlo direttamente a un PC, a un Mac, e utilizzare i software che ci vengono dati come possibilità. Quindi Lightburn, che è quello che utilizzerò io, o RGBL Laser. Quindi detto questo, proviamo appunto, utilizzando il computer, a vedere sia un'incisione che vedere quello che possiamo fare per quanto riguarda il taglio, quindi tagliare un oggetto, e vedere quanto viene precisa questa tipologia di operazione, che ritengo davvero interessante per creare oggetti magari da regalare o comunque per fare determinate cose. Poi invece l'incisione, per quanto riguarda fare dei quadretti, è sicuramente una cosa interessante e ci dà sempre delle soddisfazioni incredibili. Detto questo, preparo il tutto e iniziamo. Andiamo ad inserire un pannellino in compensato. Una volta inserito, regoliamo l'altezza della nostra testa laser, quindi allentiamo la vite laterale, abbassiamo il piedino di metallo e andiamo a regolare l'altezza per il fuoco del nostro incisore laser, o meglio della nostra testa laser. Una volta trovata l'altezza, rialziamo il piedino di metallo. Tramite il software, vedete, io adesso ho due immagini, quindi andremo a incidere e ritagliare la tartaruga e poi andremo invece ad incidere, quindi una sorta di quadretto, l'immagine di Goku. Quindi quello che andremo a fare adesso, quindi lei farà tutte queste due cose, quindi un'immagine verrà solo incisa come quadretto, mentre l'altra verrà incisa per quanto riguarda i disegni della corazza, della tartaruga e degli occhi, ma poi verrà ritagliata per essere un piccolo oggetto da regalo. Quindi una volta fatto questo, andiamo a fare attiva al laser. Vedete che c'è un pallino blu lì, spero che lo vediate la telecamera, che ci va a indicare il punto esatto in cui il laser è posizionato in questo momento. A questo punto andremo a fare seleziona tutto, in modo da andare a incidere e ritagliare entrambi i disegni, e dopo questo andremo a fare frame
e avremo lo spazio di ingombro di entrambe le figure. Quindi il disegno fatto dall'incisore sarà quello che sarà l'ingombro totale delle figure, così da vedere dove andremo a finire su quello che è la nostra tavoletta di legno. Quindi potremo andare a spostare manualmente l'incisore, per dire posso farlo partire più giù, lo sposto più giù, vado a fare frame. A questo punto farà sempre lo stesso ingombro ovviamente, ma spostandosi dalla tavoletta più in giù, perché ovviamente il punto di partenza sarà spostato verso il basso. Quindi adesso siamo pronti a fare questo lavoro, andiamo a mettere la copertura di protezione. Ok, lei come sentite sta aspirando in maniera continua, questa ventola di aspirazione che lavora in maniera continua per tenere aspirato e filtrato gli odori. Come vi ho detto, non siamo a odori zero, quindi non è che non sentiremo niente per quanto riguarda il legno bruciato, ma rispetto a quelle totalmente aperte, ragazzi, tutta un'altra vita. Si può stare tranquillamente nella stanza dove lei sta lavorando e si riesce a respirare tranquillamente, non c'è quell'odore fortissimo di legno bruciato quando si utilizza il legno, o ancora peggio magari con altri materiali. Allora, le mie impostazioni per quanto riguarda questo lavoro, ho deciso che la linea è blu, cioè il disegno sulla tartaruga avranno una velocità di 3000, mentre la potenza del laser sarà di 50. Dopodiché la linea rossa della tartaruga, cioè il ritaglio che andremo a fare alla tartaruga per andare appunto a rimuoverla da quello che è il pannello di compensato, sarà di 200 di velocità, intendo millimetri per minuto come unità di misura, e 90 la potenza del laser, perché secondo me è meglio non utilizzare il 100% per non andare a usurare velocemente l'incisore laser. Quindi stare sotto al 100% secondo me è sempre la soluzione migliore. Questi sono i parametri per il taglio. Dopodiché invece per l'immagine, quindi l'immagine di Goku, che appunto è un disegno, ho impostato 3000 mm al minuto per quanto riguarda la velocità e 40 la potenza del laser. Questi sono i parametri che ho impostato io. Il pannellino di compensato che utilizzo è un pannellino da 2 mm e gli andrò a dire che il taglio, oltre la velocità e la potenza del laser, numero di passaggi 2, quindi passerà due volte per andare a fare il taglio. Questi sono i parametri che utilizzeremo per questo lavoro. Quindi una volta fatto questo dovremo solo dirgli avvia e il lavoro sarà pronto ad iniziare. Perfetto, è iniziato il lavoro di incisione e taglio della nostra Sculpfan Cube 5 Watt, un prodotto davvero, ragazzi, pazzesco, come vedrete tra poco, davvero davvero pazzesco. Quindi adesso attendiamo un attimo che finisca e ci vediamo tra poco. Perfetto, il lavoro dopo circa 15 minuti si è concluso, adesso andiamo a vedere il risultato finale. Andiamo a rimuovere la protezione e voilà, il risultato finale è questo. La tartarughina, che se vedete si stacca in maniera perfetta, ed è lei, e l'immagine di Goku che secondo me è venuta davvero davvero impeccabile. Avete visto che oggetto incredibile che è questo incisore laser, davvero davvero pazzesco, soprattutto per quanto riguarda il risultato finale. Avete visto la prova con lo smartphone, direi davvero davvero incredibile, se pensiamo appunto che tutto viene fatto da un incisore laser compatto, da scrivania totalmente chiuso e con aspirazione filtrante che ci permette di stare nell'ambiente mentre lui sta incidendo, senza dover lasciare aperto le finestre per ore per far uscire l'odore, perché comunque non è a odore zero, ma è un odore che non ci dà assolutamente nessun fastidio, cioè dopo poco è andato via, o apriamo le finestre per un minuto, è andato via, non è quella cosa che veramente si sparge per la casa e dite cacchio, no ragazzi, è pazzesco, pazzesco da questo punto di vista, e pazzesco anche il risultato finale. Come abbiamo detto, con lo smartphone, le tartarughine ritagliate secondo me in maniera non perfetta, di più guardate che taglio preciso, era un compensato da 2 mm, l'ha tagliato in maniera perfetta. Lui può arrivare a tagliare spessore fino a 1 cm, ovviamente di materiale non duro, di materiale non duro può arrivare fino a 1 cm come limite massimo, però ovviamente per i lavori per cui è stato creato si utilizzano legni di questo spessore, che siano 2 mm, 3 mm, cioè roba di questo tipo. E anche secondo me Goku è venuto benissimo
benissimo, magari si potrebbe alzare un po' di più ancora la potenza del laser per dargli ancora un po' più di incisione nelle parti chiare, però la precisione secondo me è incredibile, cioè quanto realmente è stato in grado di essere preciso per quanto riguarda le linee, i muscoli, cioè guardate quanto è venuto bene. Poi si può lavorare, si può andare a modificare, si può sempre andare a trovare l'ottimizzazione migliore con tutti i parametri, possiamo andare a configurare sia di potenza del laser sia di velocità, perché la combinazione di queste due cose che ci dà sicuramente il risultato finale migliore, e poi la possibilità anche di andare a regolare, come avete visto, la luminosità, e anche quello è un discorso che nel complesso bisogna stare lì un po' a smanettare e provare per avere il risultato che più ci aggrada. Poi sono anche discorsi un po' soggettivi, magari una cosa piace di più a uno e non a un altro, ma visto che le cose le facciamo noi, devono piacere a noi, quindi la soggettività qua è molto molto importante. Quindi ragazzi, questo incisore laser Scalfan iCube 5 watt lo trovate nel link che vi lascio qua sotto in descrizione, circa 170 euro, se riesco ad avere anche il coupon sconto probabilmente quel prezzo si abbassa ulteriormente, quindi dategli un'occhiata, perché ragazzi è tanta tanta roba, facile da utilizzare con PC, Mac, smartphone, iOS e Android, cioè tutto veramente veramente bello e facile, e ci fa appassionare ad un mondo veramente molto molto affascinante. Poi comunque questa è un'azienda seria per quanto riguarda il marchio, quindi è possibile acquistare i ricambi, trovare tutto quello che ci serve, accessori, perché ci sono anche accessori aggiuntivi per questo Scalfan, compreso un display, ci sono varie cose che possiamo andare ad acquistare separatamente. È una macchina secondo me davvero davvero incredibile, e il marchio è altrettanto altrettanto top. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione per quanto riguarda lo Scalfan iCube 5 watt l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, di lui erano arrivati degli spoiler e arrivano tante cose riguardanti la simulazione su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui ovviamente, oltre che qua sotto in descrizione lo troverete nel mio canale Telegram Offerte. E vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, perché ovviamente non ho uno spazio infinito, poi tante cose ovviamente sono magari ripetitive, quindi li carico lì e li vendo a prezzi veramente bassissimi. Quindi vi invito, se vi va, a seguirmi anche sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, potreste trovare il vostro affare del giorno. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità, e io continuo ad incidere. Ciao ragazzi!